raccontato tutto quello che dovrebbero fare questi bellissimi batteri di cui vi ho messo lì le icone colorate e che ci dobbiamo appunto tenere buoni perché stanno su tutto l'organismo, noi invece più o meno dal 1950 siamo stati veramente terrorizzati dalla produzione industriale, non solo farmacologica, ma poi anche appunto alimentare. Dal 50 in poi hanno cominciato a dire ci abbiamo i batteri dappertutto, sulle mani, nella bocca, nel cellulare. Poi c'è questa foto assolutamente terroristica che dentro il cellulare ci sputiamo tutti. Pensate quando non c'erano i cellulari, che ognuno sputava nello stesso telefono, almeno adesso ognuno sputa sempre nel proprio telefono. Una volta sputavi nel telefono comune dell'ufficio. Quindi ci sono state tutte queste studi con queste spiegazioni su qualunque cosa, il menù del ristorante, i giocattoli dei bambini, una volta si lavavano, mia mamma non ha mai lavato, sapete l'orsacchiotto? L'orsacchiotto che il bambino si porta dappertutto, la copertina di Linus, mia madre non l'ha mai lavata. Ad un certo punto me l'ha buttato via, io mi sono arrabbiata ovviamente, me l'ha comprata una nuova, ma non l'ha mai lavata. Adesso si lavano anche i giocattoli, si sterilizzano e quant'altro, quindi in realtà noi abbiamo creato appunto un deficit e uno squilibrio, perché poi vedremo che non ci siamo neanche riusciti ad ottenere un deficit completo dei batteri, ma più che altro noi otteniamo un importante squilibrio rispetto all'equilibrio di cui io vi ho raccontato ieri, di tutto ancora un po', fra i saprofiti e i patogeni. Quindi abbiamo cercato di ammazzarli, mi piaceva questa immagine con questo UFO praticamente che cerca di eliminare, ci sono state queste pubblicità e quant'altro, quando ci siamo in realtà dimenticati che noi non siamo l'ultimo qua in punta, grande, bello, potente, che deve sopprimere tutti questi altri. Questo era veramente razzista, perché ha messo l'uomo qua e la donna già insieme alla balena. Avete presente questo cretino? Ha messo l'uomo e la donna con la balena. Io meno male che sono una donna però, e preferisco stare insieme alla balena. Però lì, guarda natura, prima la donna e adesso l'uomo. No, no. Attenzione, andate in Egitto, guardate il faraone e la moglie. La moglie è alta così, il faraone 4 metri, quindi c'è bibliografia. Guardate gli assiro-babilonesi. Negli assiro-babilonesi la donna sta sul piede dell'uomo, è una specie di gadget che sta sul piede e lui è un guerriero gigantesco. 4.000 anni prima di Cristo la donna era già alta così e il faraone era già alto così, quindi c'è bibliografia, dovete rimontare tutta una iconografia. Mentre in quello che ha disegnato la natura ci ha messi prima le donne vicino al serpente, però ragazzi, fra il serpente e il topino, quindi già lì non so bene. Se gli è venuto, secondo me, voluto. Comunque noi dobbiamo ricordarci che appunto dobbiamo rimanere in questo equilibrio, che noi siamo assolutamente in equilibrio come qualunque altro animale, mi viene già male, però vabbè, in questa economia batterica diciamo che abbiamo lo stesso peso come tutti gli altri anche animali. Perché sopra ci sta il maiale, anche perché sopra ci sta il maiale stavolta. Lui è davvero l'apice dell'evoluzione, è un porco, forse un politico, ha scambiato l'uomo col maiale, è un politico, ha scambiato l'uomo col maiale. Ma quello è Trump. Se Trump vince le elezioni, il maiale ha preso il posto dell'uomo. Ok, ma ricordiamoci che noi abbiamo studiato, ci hanno fatto studiare a scuola questa scala, questa maledetta idea che noi possiamo appunto, a seconda della temperatura, e sicuramente questa non è la scala del pH, ma del pH di cui parlava Rodolfo, è la stessa identica cosa, cercando di capire quali sono le temperature che fanno crescere principalmente i batteri.
quando invece noi a destra ci dovremmo ricordare che ci sono dei batteri che vivono dentro i vulcani, che vivono mangiando il petrolio, che vivono nel frigorifero, cos'hai detto? La listeria vive nel frigorifero. E tutti questi batteri, e quindi noi con tutte queste belle qua cose sterilizziamo un cinquantesimo, forse se ci riusciamo, di questi batteri. Ma quelli che si chiamano estremofili, quindi quelli veramente termofili sopra il 50 e il 70 e sotto lo zero, spesso e volentieri rimangono. Allora, specialmente con le temperature che noi adesso andremo a vedere quando usiamo le alte temperature per sterilizzare, facciamo semplicemente uno sbilancio dell'equilibrio fra questi batteri. Non riusciamo veramente a ammazzarli tutti, ma ci selezioniamo quelli più resistenti, bravissimo, così poi dopo ci vengono le vere intossicazioni alimentari. In particolare appunto poi ci sono i metanobatteri, tutti quelli che vivono in ambienti proprio particolari di cui noi ci dimentichiamo, perché noi del metano non assolutamente ce lo ricordiamo. Sono cose che sono state studiate adesso, che noi sappiamo perché sono state studiate per la trasformazione dei materiali. Questa è l'industria chimica che ha studiato queste cose qua per produrre l'anidride carbonica, per produrre il metano, perché sennò appunto abbiamo sempre dei problemi di energia. Quindi noi sappiamo adesso che esistono tutti questi batteri che se ne strafregano delle nostre conservazioni. Un aneddoto carino di quanto sono bravi questi qua, no? Voi sapete che ogni tanto noi abbiamo l'hobby di versare tonnellate di petrolio dentro il mare. Dentro il mare, no? Ancora successo pochi giorni fa in Liguria. Gli americani, che sono americani, lo dice la parola stessa, mi scappa da ridere, no? Quando hanno rovesciato quella petroliera in Brasile davanti alle coste, che hanno fatto un disastro tremendo, allora cosa hanno fatto? Hanno preso gli elicotteri, quelli del Vietnam, hanno caricato dell'acqua bollente, hanno detto andiamo lì, siccome è grasso, no? Come farebbe mia madre, no? Se tu le gabelule e valeva cauda un po' d'alcol, e gli americani sono rimasti lì, cowboy, no? Gli hanno ciappato sto elicottero, hanno buttato con l'idrante acqua bollente su tutte queste, lì c'erano già i pesci morti, i pesci, gli uccelli. Il mattino dopo il mare era una papetta marrone, colore di quel muro lì, per chilometri, 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 sembravano i fanghi, no? Erano sicuri che non si sarebbero mai liberati di quella roba lì. C'era una colonia di estremofili. Quattro giorni dopo sono andati a vedere che cosa capitava nella baia, si erano mangiati tutto il petrolio che c'era e il mare stava tornando limpido. Perché la natura sempre di prima, cioè la natura stava mettendo questo circolino qua, più furba degli americani, aveva già trovato il sistema a rete di fare. Adesso vogliono farli per i, come si chiama, per i rifiuti. Eh sì, cioè, la stanno facendo i batteri che mangiano la plastica, i batteri che mangiano per eliminare i rifiuti, che sarebbero tossici, sì, o comunque sì, che non sarebbero degradati, che in natura verrebbero degradati da questi batteri non so, in 50 anni. Esatto. E quindi li stanno studiando per quello. Cosa faceva nostra nonna allora, senza sapere assolutamente niente? Usava tutta una serie di sistemi di conservazione, noi la chiamavamo conservazione, che però non abbattevano i patogeni del tutto, non cercavano di sterilizzare ben niente. La flora batterica di qualunque tipo di alimento veniva ridotta dal sale, dal sole, dalla salamoia che è umida, dall'essiccatura, dalla tostatura, la pepatura ancora, che sono spezie, ma con dei sistemi che vanno a cambiare il pH, la concentrazione del sale, questi fumi del legno, il sole appunto lo essica, lo disidrata praticamente, ma loro volevano far allungare il tempo di conservazione riducendo il 50%, più o meno il 50%, poi secondo dell'alimento e qualcosa, riducendo questo. Ma non durava all'infinito, perché dopo un po' loro non li stabilizzavano, non li pastorizzavano, non li scaldavano, facevano niente. Loro riducevano la carica batterica e permettevano a questi di durare un po' di più. In più, la conservazione non avveniva nel cellophane,
nell'autoclave, in quelle robe assurde che ci abbiamo noi adesso, di plastica, quelle robe idiote con il coperchietto che fa click e clack, non so come si chiama, in cui cresce di tutto perché è plastica e quindi oltretutto produce, non traspira, produce umidità, cambia l'ambiente di nuovo. È un perturbatore endocrino perché sono di plastica, poi tu li fichi nel forno microonde e così ti libera tutto, ti mangi anche quello, ma erano tutti ambienti vivi, il legno, la cantina, la madia, ve la ricordate la madia? Sì. Perché nella madia c'erano le farfalle? C'era la farina, il pane. Bravo, perché c'era la farina intera e perché il legno era un materiale vivo che lasciava traspirare, c'era la muffa del legno. Ogni tanto la grattava, mia nonna la grattava con il raschietto, ogni tanto col raschietto tu grattavi il fondo, gli davi la grattata, giusto che non venisse una roba grossa così spessa, punto, fine della storia. Ma il pane lì quanto durava? Una settimana o 15 giorni e non marciva, diventava, continuava a maturare, certo dopo 2 mesi diventava acido, va bene, ma perché non era spento? Ma perché queste erano tutte fermentazioni. In realtà il sistema che noi chiamavamo di conservazione erano delle fermentazioni che avevano un bilancio particolare, fisiologico e mantenevano l'equilibrio fra i saprofiti che dovevano sempre essere di più, ve le ricordate le bilanci di ieri, i saprofiti e i patogeni, perché comunque i patogeni ci devono essere. Il mito moderno, dopo il 1950, è stato aiuto, questi qua sono tossici e ci ammazzano e ci infettano e ci fanno venire l'asma e ci fanno venire la cagarola e buonanotte. Allora tutti questi microrganismi, che sono quelli che io ieri vi ho raccontato come quelli costitutivi del microbioma, li dobbiamo ammazzare e ci siamo inventati di tutto e ancora un po'. Quello che noi adesso chiamiamo conservazione, che invece dovrebbe chiamarsi sterilizzazione. Quindi ci siamo inventati tutto ciò che è il calore, la pastorizzazione che è fino a 60-75 secondi, la sterilizzazione, l'UHT. L'UHT cosa c'è dentro l'UHT? Questi benedetti latti per i bambini, anche liofilizzati, i succhi di frutta per i bambini, UHT, cosa c'è dentro? Brava, non c'è niente di vivo, non c'è niente di fermentante, non c'è niente di niente, c'è acqua e zucchero, anzi glucosio, c'è assolutamente solo glucosio, perché a quella, se poi lo metti anche nell'autoclave tu distruggi completamente pure lo zucchero, quindi tutti questi sistemi, quindi c'è di nuovo la fumicatura, la tostura industriale, che vuol dire che è fatta a temperature molto più alte, rendono questi cibi. È vero, in parte l'abbiamo chiesto noi per il trasporto. Noi vogliamo mangiare l'ananas e vogliamo mangiare la papaya senza prendere l'aereo e andare in Brasile. Noi invece dovremmo andare in Brasile, punto. Seconda, invece con il freddo. È vero, è più naturale la refrigerazione che è quella 20-25 gradi che vi dicevo prima. Il congelamento, il surgelamento, che sono la differenza, la velocità con cui vengono raffreddati. L'abbattitore, il frost, il sottovuoto, sono tutti sistemi in cui appunto io uso anche un meccanismo, se vogliamo, migliore, distrugge meno le molecole, ma per quanto riguarda i germi li ammazza, appunto, mentre rimangono le spore. Così poi tu prendi il tuo bel sacchetto, lo ficchi dentro il forno microonde, le spore fanno brrrr, tu ti mangi le spore il giorno dopo. C'hai tutte le, sei una fragola e c'hai tutte le allergie dermatologiche di questo mondo. E dici: sono allergica al salmone. No, non sei allergica al salmone, sei allergica alla spora che si è risviluppata rifacendo scaldare il salmone congelato. Oppure con i raggi, ancora questo nuovo moderno, l'irradiazione UV, gli ionizzanti, i fattori chimici, i gassosi, gli antimicotici, gli antibiotici e quant'altro. Questa infatti è la pubblicità che, specialmente in America, ma noi non siamo tanto diversi, gli americani sono veramente un'americanata, ma noi ci andiamo tanto vicino. Questa è la pubblicità che ti dice: io prendo la materia prima,
la sterilizza, poi la sterilizzo nel trasporto, poi la sterilizzo nella conservazione, poi la sterilizzo nell'impacchettamento e tu arrivi nel tuo piatto dove non hai niente. Sei germ free. Questo è in parte sta venendo fuori, in parte poi ci si è resi conto quello che diceva Rodolfo. Io do l'antibiotico agli animali. È vero che è proibito, ma non è vero che in Italia nessuno usa l'antibiotico. Tutti usano l'antibiotico, assolutamente tutti, perché altrimenti le tue mucche... Io che lavoravo in Africa mi sono presa la brucella, perché loro non usavano gli antibiotici. Me la sono presa, me la sono fatta, me la sono metabolizzata, e io però ho le cisti nel fegato da brucella e me le tengo, perché non usavano gli antibiotici. No, per carità, vuoi mica prenderti la brucella? Allora diamo gli antibiotici agli animali. Cosa facciamo? Oltre al fatto che poi l'antibiotico viene metabolizzato e magari te lo mangi pure, che sarebbe ancora il meno di questo, è che tu selezioni nella loro mucosa, nel loro microbioma, dei batteri che sono più resistenti. Poi tu lo fai cuocere, lo trasformi, lo sterilizzi, eccetera, ma visto che questi sono resistenti, tu in realtà non li ammazzi. Quando te li mangi, il tuo microbioma diventa colonizzato dai batteri resistenti. Finché ti va bene, bene. Quando il batterio resistente si moltiplica, o perché tu c'hai già tutti i cavolacci tuoi, c'hai già l'infiammazione, c'hai già degli altri squilibri, è proprio la goccia che fa vuotare il vaso, ti viene la malattia, tu vai in ospedale e i tuoi germi sono resistenti. Quindi l'antibiotico non serve più assolutamente a niente. E noi ci siamo inventati tutte le forme, quarta, quinta, settima, diciottesima generazione, in ospedale facciamo delle terapie di quattro associazioni e quant'altro. Quindi i nostri alimenti, in realtà, quelli che ci mettiamo veramente nel piatto, sono degli UFO. O sono veramente sterili o sono comunque resistenti, o sono pieni di antibiotici, ma per quanto riguarda ovviamente il microbioma, io sto parlando di quello, sono diventati resistenti. Poi noi li abbiamo clonati, li abbiamo fatti diventare quadrati, le cose che erano rotonde, li abbiamo fatti diventare mostri, gli OGM, i replicanti, non lo so, tutto quello che volete. Il nostro sistema immunitario non può riconoscere questo, cioè lo capisce anche mia mamma che questa roba qua non è riconoscibile da parte di tutte le cellule che vi abbiamo fatto vedere stamattina. Nell'era paleolitica non avevamo queste grosse appunto produzioni che determinano, certo che se io ho la mamma che mi fa i tortelli e io il giorno dopo li mangio, non ho bisogno di mettermi gli antibiotici, ma se io ho questo grano è in America, non so se li avete mai visti, ce ne sono, ma non chilometri, ce ne sono veramente delle robe che dici, e il distributore della benzina dove l'avete messo, perché io sto per finire la benzina e c'è sempre grano. Abbiamo trasformato tutto, o meglio rovinato tutto con le macchine, con i mulini, ve l'abbiamo già spiegato l'altra volta, con questi mulini noi ormai togliamo tutta la crusta, togliamo tutta la parte viva, quindi le farfalle non ce le abbiamo più da nessuna parte. Con la necessità della globalizzazione del supermercato abbiamo dovuto rendere tutto sterile sin dall'inizio, quindi le acque, noi diciamo sempre che le acque sono inquinate, le acque sono tossiche, ma fossero un pochino più tossiche. Noi le abbiamo inquinate con gli inquinanti chimici, veramente a queste dosi, cancerogeni, infiammatori, tutto quello che volete. Ma dall'altra parte poi arriva nel sistema di potabilizzazione delle città, viene sterilizzato tutto con il cloro, quindi io mi tengo i tossici, perché i tossici sono chimici, i tossici sono delle molecole comunque alifatiche o quant'altro, io ammazzo solo i batteri, così non ho più né l'equilibrio della flora batterica né la tossicità, appunto. E io ieri vi ho raccontato che i batteri sono in grado di detossificare, di trasformare parte di queste molecole, anche che sarebbero state, se attive, tossiche, di trasformarle in molecole di metaboliti non necessariamente così patogenetici. E invece noi così togliamo tutto.
La stessa cosa con il suolo, per cui sia con i problemi dell'impoverimento idrico, organico, più che altro noi con l'industrializzazione abbiamo veramente ridotto, perché questi detriti ovviamente se sono organici sono putrefattivi. Col glicosato, bravissima, abbiamo sterilizzato tutto. Questi detriti cos'erano? Cosa facevano i detriti organici? Era un microbioma naturale, derivato dalle farfalle, dal verme, da mia nonna in carriola, eccetera. Perché non ci sono più i tartufi? Perché non ci sono più i funghi in generale? Perché questo equilibrio è stato completamente alterato, quindi è inquinato dai tossici, dai metalli pesanti, non hai più i detriti organici. Perché li abbiamo messo? Tutti i fertilizzanti, nei suoli poveri riusciamo chimicamente a far crescere e lo champignon tutto bello bianco pulito, che così lo prendi dalla sabbia e non lo devi neanche lavare. Tutte le l'insalata, i pomodori ci sono 365 giorni, e una volta quando ero piccola non c'erano 365 giorni, c'era d'estate, te li mangiavi freschi d'estate, poi ci facevi la bumarò, ma te li mangi 365 giorni freschi, che freschi di mia nonna in carriola. L'allevamento, i mangimi appunto di cui abbiamo già detto, gli ormoni, quindi non solo gli antibiotici, gli sterilizzanti, ma gli ormoni, le trasformazioni, quindi buttare via tutto quello che si degrada, gli omega 3, la crusca, le vitamine, questa storia della glicazione, ecco, ricordatevi, con quei sistemi di conservazione con le altre temperature, noi glicosiliamo tutto. Sapete che cosa vuol dire la glicazione? Che tu prendi gli zuccheri, li sciogli e li spalmi sulle proteine. Così tu hai praticamente l'emoglobina glicosilata, sapete che cos'è? Noi la dosiamo nel sangue, noi ce la mangiamo, tutte le proteine animali sono spalmate di zucchero, perché con le alte temperature questo ha questa, si chiama la razione di Maillard, in realtà crea questo, è una specie di crosta, diventa, sulle proteine, che è assolutamente irritante per il nostro intestino. L'idrogenazione, appunto, abbiamo trasformato degli oli che erano poliinsaturi, poveri, schifosi, puzzolenti e quant'altro in una cosa mangiabile, ma è un UFO, è di nuovo un UFO di quelli che vi ho fatto vedere prima. Le conservazioni, come vi ho detto, le atmosfere protette, protette, mi piacerebbe sapere da chi protette, dai batteri che poi ti prendi le Escherichia coli, protette da noi, contro di noi, non lo so bene, sottovuoto, in cui sottovuoto, è vero che dovrebbe andar bene sottovuoto, se fosse veramente sottovuoto, sapete benissimo che al supermercato ci sono tantissime confezioni che si chiamano sottovuoto, ma non sono veramente sottovuoto, non hanno tolto tutto l'ossigeno, quindi hanno lasciato una percentuale di batteri che possono di nuovo crescere. Oppure ci mettono i gas, di solito l'etere o l'anidride carbonico o quant'altro, che mantengono in buona, diciamo, visione, perché secondo me la qualità viene alterata, semplicemente l'insalata ti sembra sempre verde, poi apri il sacchetto dopo 3 minuti e praticamente passa, perché appena arriva l'ossigeno, tutti i radicali liberi si attaccano all'insalata. Però finché tu lo compri al supermercato, dici, oh guarda che bella insalata, arriva dalla Cina, non lo so da dove arriva, ed è bella fresca. Tutte le preparazioni industriali, come vi ho detto, la tostatura ad alta temperatura, la fumicatura ad alta temperatura, e più che altro queste due cose qua, la tostatura e la fregatura, che usano degli oli minerali, degli oli poliinsaturi, degli oli tossici, che non è la vera tostatura di nostra nonna che si metteva lì con il... avete mai tostato il caffè nel macinino? In realtà questa è una tostatura completamente diversa. Una sola parola però, che dirò venerdì. Senza tutto questo non ci sono né i supermercati, né l'Occidente, né i nostri figli troveranno lavoro in una fabbrica, perché per vendere all'Iran
i nostri pomodori, passeremo di lì. La Saclada quando esporta non mette più un pomodoro, uno prodotto ad Asti. Arrivano dal Perù. No, no, in parte l'abbiamo voluto noi, siamo noi che abbiamo chiesto questa conservazione. È un problema molto complesso. Certo. E non è che vogliono avvelenare. Questa... È gente che ha preso 100 lode alla laurea e è laureata in chimica. Sì. Non sono dei no, è proprio la trasformazione industriale. Vedete, qui c'è l'analisi proprio dal paleolitico all'olocene a tutti i passaggi secolari. Con l'industrializzazione siamo stati costretti ad avere queste robe qua. Perché gli agglomerati industriali, gli agglomerati dei bambini, 700.000 bambini che sputano in una scuola, è ovvio che abbiamo richiesto. Poi a noi piace tanto, devo dire, che da una parte lì dietro c'è un supermercato che mo è aperto 24 ore su 24, visto che io sono una civetta, vado a fare la spesa alle 3 del mattino, e però certo che non compro la salsiccia fresca, perché non c'è alle 3 del mattino la salsiccia fresca, è congelata o sottovuoto o quant'altro, quindi sicuramente è tutto un bilancio. Dobbiamo però ricordarci che in questo modo qua abbiamo distrutto tutto, il microbioma universale, quindi non il nostro, quello orale, quello vaginale, quello intestinale, cioè il microbioma del mondo. Il mondo è ormai una palla vuota dove non c'è più assolutamente niente. Poi c'è questa storia, visto che siamo diventati vuoti, siamo diventati germ-free, cosa facciamo? Allora poi le case farmaceutiche dicono, ah, allora io ti do il batterio buono. Ti do quello terapeutico, ti do quello antinfiammatorio, ti do quello per l'esofago, quello per l'intestino, quello per il colon, quello vivo, quello umano. Adesso lo sapete che fanno le culture di batteri umani. Oppure, se proprio vuoi essere ancora più figo, il trapianto delle feci. Visto che i batteri però non riescono a cambiare la risposta immunitaria, quindi non riescono a essere duraturi, adesso purtroppo dopo tanti anni sappiamo che i probiotici, quindi queste terapie di fermenti lattici, vanno bene se prendi l'antibiotico, ma per il lavoro che vogliamo fare noi di andare a modulare il sistema immunitario a lungo termine nelle malattie veramente croniche, i batteri non bastano. Allora cosa fanno? Prendono le feci del tuo vicino, io lo voglio biondo, con gli occhi azzurri, figo, bello muscoloso almeno, se mi devo mangiare, e se proprio vuoi te li infilano di sotto, se no adesso stanno facendo le capsule, quindi troveremo queste belle capsule qua in questo bellissimo colore. Ci sono gastroresistenti se vuoi farle andare nell'intestino, ci sono gastro e sali biliari resistenti se vuoi andarle nel collo, a seconda di cosa vuoi fare fai un bel purpurri, ti compri la bella compressa di merda, brava, che viene fatta in questo modo qua, cioè frullatore, puro frullatore, quello dove di solito fai un milkshake, te lo frulli, te lo metti e te lo mangi. Funziona, per i primi 6 mesi funziona, non c'è assolutamente nessun problema. Io direi, per carità, se ho delle situazioni veramente patologiche, vi ricordate ieri che vi ho raccontato la storia della traslocazione, del fatto che nell'anziano ha l'intestino più, comunque più permeabile, determina la traslocazione spontanea di questi batteri, che è la stessa cosa della peritonite batterica nei cirrotici, ci sono tante malattie che costituiscono questa cosa. Se io ho questo sbilancio del clostridium difficile, che si chiama tossico, vuol dire che non risponde più agli antibiotici, è diventato resistente, questo paziente sta per morire, per carità, gli puoi anche fare il trapianto di feci se vi piace la storia, però secondo me ci sono delle cose più buone che mangiarsi le pillole di merda. Poi vabbè, mi spiace per Paola, questa idrocolonterapia se la fai agli altri siamo d'accordo, ok? Tu prendi la gomma, gli dai una bella lavata, però fai un gran pasticcio, perché in realtà vai di nuovo a squilibrare tutte le forme microbiotiche, quindi batteriche, virale, fungine, lieviti e quant'altro. È vero che lo pulisce, per carità, questo è prima, queste sono le immagini prima e queste sono le immagini dopo. Sarà germi-free completamente. Sicuramente lo pulisci, non ce la fai a essere germi-free, però vai ad alterare l'equilibrio che si è venuto a creare.
tu mi dici, questo intestino qua di equilibrio ce n'è poco, su questo possiamo essere d'accordo. Allora, se c'ho veramente un intestino oscenamente irritato, una volta posso anche fartela, ci metti il caffè, ci metti non so che diavolo ci mettete lì dentro, una volta, però non può essere una terapia. C'è gente che lo fa una volta ogni 3 o 4 mesi come terapia fissa. Se tu lo fai in urgenza, come mi dici tu, per carità, gli dai una bella lavata, riduci la carica batterica. E solo se c'è una disbiosi grave. E solo se c'hai, appunto. Bisogna usare il cervello, è ovvio. Brava, infatti è sempre un equilibrio. Poi, io, scusate, ma a me quel buco lì non piace, quindi io di lì non mi ci entro, ma manco le supposte. Poi se vi piace il modo, ognuno sceglie il proprio. Io, ma quella è una gomma da giardino? Sì, vabbè, l'ho messa lì per guardare, è proprio una gomma, quella è una gomma da giardino, il tubo. No, loro sono più raffinate, hanno questa pistoletta qua, attaccata a un tubicino molto bello che sarà sicuramente rosa per le donne, azzurro per gli uomini, tutto figo. Vai a vedere su internet, ci sono delle foto che tu dici, vabbè, lasciamo perdere, non importa. No, perché nella medicina della mutua hai già sempre il dubbio che quello che usano per fare la gastro... Bravo! Se dobbiamo parlare di tubi, parliamo. Io preferisco questo sistema. Quindi, quello che io voglio ottenere non è la ripopolazione solo di una serie di batteri, ma la variazione dell'ambiente che permetta un equilibrio adeguato a lungo termine. Come? Le fermentazioni della nonna. Allora, gli acidi naturali, il limone, il carpione, l'aceto, la frollatura, ma anche il sottoglio. In realtà il sottoglio e lo strutto, se sono olio di oliva buono, non taroccato con la salsa radioattiva della dei paesi dell'est, ma lo strutto buono, l'olio d'oliva è vivo, in realtà ti sembra che sia tutto fermo, ma non è fermo una cipa di frammasso. Ma anche perché quindi, prima di metterli sott'olio devi fare la cottura con aceto sempre. Appunto, infatti, quindi non è vero che lì non cresce niente. Sicuramente la birra, bevetevi sta Weiss che almeno cioè, è piena di batteri di luppolo fermentante, il sidro, i crauti, la carne salata, il gulash, cioè adesso io ho fatto degli esempi, potete mangiare tutta la roba fermentata che vi piace, che vi ispira. Quelle orientali usano le spezie, quindi il curry, la curcuma che dicevamo prima, lo zenzero, la soia fermentata, la salsa di soia, questa pasta di pesce, l'avete mai mangiata? No. La pasta di plancton, fanno questa roba fermentata con il plancton, è buonissima. O meglio l'acciuga al verde. O le acciughe al verde. Quindi il plancton di plastica deve fare una meraviglia. Ecco, se mettono quello di plastica devo dire che può essere un problema. Quindi sono tutte fermentazioni vive, naturali. Sicuramente alcune le usiamo ancora, il vino, il formaggio, ecco i pickles, ricordatevi i pickles, no? In italiano non sono i veri sottoaceti, perché nel sottoaceto c'è acqua e aceto, nei pickles ci sono, sono verdure che sono messe in acqua e aceto, ma con tutte le spezie che vi ho detto prima, quindi ancora di più. Ci metti i chiodi di garofano, il ginepro, tutte quelle robe che vi ho raccontato, pieni di cannabinoidi. La fregatura della fermentazione alcolica e lattica, di cui noi dici, vabbè, ma c'è dappertutto, sono tutti pastorizzati. Adesso pastorizzano il vino, pastorizzano il formaggio, quel formaggio che si chiama galbanino. È formaggio? Ok, non è il formaggio, che okay? È plastica, è come il plancton di plastica, esattamente come la confezione. Ho chiesto a un piccolo produttore che faceva della pasta all'uovo, ho detto ma che uova messo dentro nella pasta? Uova pastorizzate, per legge dobbiamo mettere le uova pastorizzate? No, ma infatti è la legge, io non ce l'ho proprio con tutti i produttori, per legge, noi l'abbiamo voluto, hanno fatto la legge e la legge ti tutela, certo. Tossinfezioni, poi puoi mettere qualsiasi merda dentro. L'importante è che sia sterile, certo, sì, assolutamente d'accordo.
d'accordo. E se ti ha detto che mette le uova pastorizzate, brava, sono di batteria, possono essere di galline OGM, e se non fa attenzione, gli danno la polvere di liofilizzata di uova, che è ancora peggio. In più, essendo liofilizzata, per conservarla gli mettono la margarina, quindi non è vera polvere di uova, ma c'è anche la margarina. Con tutto quello che abbiamo detto contro il latte, invece i prodotti fermentati, quindi no, lo yogurt, siamo proprio al limite. Tutto ciò che invece è riccamente ricco di batteri, il kefir, il tzatziki, il kefir d'acqua, che è di nuovo comunque una cultura, il mascarpone e tutta la parte grassa. Tutti i formaggi fermentati, quindi la mozzarella è di nuovo quella che è al limite, ma tutto ciò che è fermentato, doppia fermentazione come la gorgonzola, sicuramente mantiene l'equilibrio. Quindi ci sono tante persone che mi dicono anche: sì, ma io lascio fermentare tutto e diventa tossico e diventa pericoloso. No, se è una fermentazione naturale c'è l'equilibrio fisiologico fra i saprofiti e i patogeni, fra i virus e i batteri, ed è una lotta ad armi pari, perché è naturale. Sicuramente tutte le fibre che vi ho raccontato ieri, in parte anche quelle solubili, sicuramente molto meglio per quelle insolubili che producono il butirrato, il propionato e l'acetato, quindi qua c'è una lieve descrizione. Come possiamo ancora curare la mucosa, quando la mucosa però è tutta irritata, è tutta arrossata e quindi è tutta sfaldata? I soliti famosi grassi di qualità. Di tutti i tipi, qua per finire in bellezza ci sono tutte le cellule su cui vanno i grassi con tutti i meccanismi. Abbiamo detto sia quelli che derivati dal latte, quindi anche il ghee, giusto? Il ghee è il burro che hanno l'acido butirrico. Quelli saturi, quelli saturiani animali, ma è ovvio che non ti mangi una tonnellata di strutto, nessuno ti dice di mangiare un etto di strutto o un etto di burro. Mangi un uovo al giorno, mangi il fegato una volta ogni tanto più regolarmente di quello che mangiano i giovani, che i giovani le frattaglie proprio niente. I grassi saturi vegetali, quindi di nuovo Brasile, gli omega 3, ve l'abbiamo raccontato in tutte le salse, gli omega 9. Se proprio vogliamo fare un'azione terapeutica, questa può essere un'azione preventiva e un'azione terapeutica. Per la terapia proprio le proteasi. Allora, mangiarsi queste proteasi di cui abbiamo detto un mese fa, per distruggere a priori tutte queste eventuali molecole, proteine e quant'altro che ancora potrebbero, che secondo noi non più, ma potrebbero ancora essere tossiche, allergeniche, irritanti. E non prendere il PPA. Una sicuramente soluzione magica è questa aloe, l'aloe vera, l'aloe arboreceo in particolare, perché invece ha questa parte mucinosa, quindi queste foglie sono proprio ricchissime di queste mucillagini che ieri vi ho fatto vedere, sono quelle che vanno di nuovo a dar da mangiare i batteri sia per se stessi che per produrre il butirrato. La vitamina D ve l'abbiamo già raccontata in tutte le salse, la vitamina A che ripeto noi non dobbiamo prendere perché ce l'abbiamo già, ma ha lo stesso identico effetto della vitamina D. Qui c'è un riassunto delle cose che possiamo far fermentare, di tutto ciò che poteva essere utilizzato, e qua ci sono alcune spiegazioni proprio di molecole, dove si trovano e quali sono quelle più specifiche. Vedete che c'è il trittofano, i polisaccaridi di cui abbiamo parlato ieri, senza possibilmente usare gli integratori sintetici monomolecola, monofattore, che vanno solo su un meccanismo. Grazie mille.